Marco Cavax, al secolo Gianmarco Passalacqua, nasce nel 1979 a Milano, cresce in fretta nel famoso quartiere di San Siro, ed è proprio nell'omonimo stadio che riesce in tenera età, e grazie al cugino Ciro, ad ottenere un provino per entrare nella sua squadra del cuore, l'Internazionale, Milano. La sua carriera sportiva dura però poco, nella sua vita si fanno presto strada la passione per la musica e per il ballo da sala. Già a 14 anni, diventa un assiduo frequentatore di sagre paesane, passando le domeniche pomeriggio a ballare il liscio, mazurka e foxtrot. È sempre il cugino Ciro, vero sostenitore delle arti del passalacqua, a procurargli un ingaggio, come bassista, nell'orchestra Magri e Lisoni, dove militerà fino al 1997, per poi passare a far parte della ben più storica Banda dell'Urtica. Innumerevoli sono le amicizie coltivate, nel corso dei tour, in tutte le province italiane. Qui lo vediamo assieme all'attore Diego Abatantuono, al presentatore Nicola Savino, al cantante Gigi D'Alessio, al cantante Nek, e al fondatore di WhatsApp Brian Acton, grande amante del ballo da sala. Grazie all'imponente rete di contatti, maturati nel mondo delle sagre paesane, e al supporto dell'immancabile cugino Ciro, nel 2003 gli viene offerto un posto come speaker radiofonico presso Radio Sorriso, dove sviluppa una rubrica dal nome Che Sagra. Il suo talento si fa presto conoscere in tutto lo stivale, e, ad oggi, il suo programma è il più ascoltato nelle bocciofile del Nord-Est. Gianmarco Passalacqua è noto anche per la sua grande passione per la tecnologia. Da sempre, i prodotti di una nota azienda sudcoreana sono tra i suoi preferiti. Si reca, ogni anno, presso la città metropolitana di Daegu, assieme al cugino Ciro, per ritirare l'ultimo modello di smartphone che gli viene personalmente consegnato dalla famiglia Byung-Kul. Noi di Movie ci sentiamo di augurare tutto il meglio al nostro amico Gianmarco Passalacqua. Ciao Cavax, ci vediamo presto in pista.